Bentornati sul canale del vostro amico orologiaio, seconda parte della revisione dell'Omega 561 certificato cronometro. Buona visione! Eccoci qua per la seconda parte del video. Andiamo avanti, prepariamo i pezzi, la rocher, che in questo caso è divisa in due parti. Questa va sull'albero del bariletto, incastrata, mentre l'altra parte lavora su quella parte che ho già messo. L'hanno fatta così perché in questo modo permette sia la carica manuale che la carica automatica. Per stringere la vite teniamo ferme le ruote e stringiamo. Mano a mano che andiamo avanti col montaggio si prosegue la lubrificazione. Mettiamo l'ancorino con il sopponte. Anche in questo caso, come mi avete già visto fare più volte, mettiamo le viti, prima le puntiamo e poi le stringiamo. In questo caso le ho strette subito perché col tastatore avevo già verificato che il perno era entrato nella sede giusta. Ho messo l'olio sulle leve dell'ancora, muoviamo l'ancora e facciamo distribuire un po' l'olio sulla ruota di scappamento. Mettiamo in posizione il bilanciere, vitina, e via. Lubrifichiamo la parte lato quadrante. Questa è la chaussée che va sulla ruota centro, che fa la frizione. Lubrifichiamo la minuteria in gioco di carica. Scusate se ci sono le mani davanti, ma purtroppo la telecamera è nel lato opposto da dove faccio la ripresa, per cui facendo tutto da solo non riesco a far di meglio, purtroppo. Questo è l'incablock, la pietra, questa è la contropietra, l'ho strisciata sulla carta per togliere i residui di olio secco. Questa è la pietra, posizione, rimettiamo il castone al suo posto e chiudiamo la molletta dell'incablock. Questo è il ponte dell'automatico, lo smontiamo, tiriamo giù l'invertitore, prendiamo il lubrificante speciale. Questo è un lubrificante speciale per invertitore. Funziona ad immersione. Praticamente, detto in parole povere, è una miscela tra olio e desano, penso io. Per cui cosa succede? Una volta che l'esano è evaporato, rimane un velo d'olio all'interno dell'invertitore. Si utilizza in questi tipi di invertitori perché sono difficilmente raggiungibili con l'oliatore. In altri invertitori si può usare anche l'oliatore.
questo è particolarmente ostico da lubrificare. Allora si ricorre a quello stratagemma. Ok, abbiamo rimontato il ponte dell'automatismo, finiamo di mettere un po' di lubrificante alle varie ruote, rinvii. E adesso lo mettiamo in posizione. Ah no, prima c'è da mettere il pignone secondicentro. D'olio. Se per caso vi doveste accorgere che è leggermente magnetizzato, quello va lasciato così. Non chiedetemi perché, ma va lasciato magnetizzato. Mettiamo il ponte, diamo mezzo giro di carica per far ingranare il rinvio con la rocher. E recuperiamo le due viti del ponte. Lubrifichiamo anche le ruote rinvii da quel lato che non avevamo lubrificato prima. Massa oscillante e fermo della massa. Quella vitina minuscola che non avevo lavato perché sennò l'avrei persa dentro nel cestello. E via. Sempre bene dare una pulita anche alla parte interna del quadrante. Potrebbero esserci dei vecchi residui di olio, polvere o cose strane, insomma. Tanto è un attimo corrodico. Qui adesso non si vede, ma avrete capito anche voi che sto stringendo i piedini del quadrante, per cui niente di così particolare. Adesso facciamo girare le lancette, che non ci sono. Facciamo scattare la data. Quando scatta la data, posizioniamo le lancette al 12. Ecco, è scattata. Lancetta delle ore. Lancetta dei minuti. Ed infine mettiamo la lancetta dei secondi. Diamo una pulita anche a lei. Lei è talmente sottile e leggera che conviene pulirla prima, perché
Se dovessimo pulirla una volta che è piazzata, si storterebbe tutta. È particolarmente leggera questa degli Omega. Infatti era già un pelino anche storta di suo. Adesso abbiamo già messo il movimento in cassa, ci prepariamo le bride con le sue due viti, blocchiamo il movimento in cassa. Fatto questo, rimettiamo il fondello e l'orologio è praticamente finito. Eccolo qua. Il video è terminato, se il video vi è piaciuto, come al solito cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale. Sotto nella descrizione trovate un elenco di oggetti selezionati da Amazon per cominciare a lavorare sui vostri orologi. Ciao, al prossimo video!